uno 0-0 strappato con i denti dall'Empoli qua al Bentegodi contro un Verona che ovviamente ha fatto la partita e ha cercato e provato a sfiorare in più occasioni il gol. Per nostra fortuna e per la bravura anche del portiere Rustena, oltre che di tutta la retroguardia, questo non è successo e quindi l'Empoli porta a casa un punto preziosissimo per la corsa alla salvezza. Poi da martedì con il Gubbio saranno tutte finali. Andiamo per pianetaempoli.it e Teleempoli, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, abbiamo fatto la gara che volevamo e solo per questo bravi. Sì, ma non possiamo, ho detto anche ai tuoi colleghi, avere la presunzione di venire qui e peccare di presunzione, avrebbe preso una sonora batosta. Venire qui e giocare a viso aperto contro questa squadra sarebbe stato, credo, deleterio. Quindi abbiamo giocato un'ottima partita, la squadra compatta. Non a caso, insomma, qui non aveva portato via punti nessuno nelle ultime 12 gare, tra l'altro subendo sempre gol perché hanno sempre vinto, quindi motivo in più per fare complimenti ai ragazzi e guardare avanti con fiducia. Sappiamo che chiaramente non abbiamo fatto nulla perché è un punto che ci serve per ripartire dopo due sconfitte, ma sappiamo anche che adesso ne avremo 4 di gare che ci sarà veramente da divertirsi, tra virgolette. Senti, viso aperto no, ma nemmeno le barricate. No, assolutamente, non è nel mio costume. Sto parlando chiaramente che se noi avessimo lasciato spazi alle loro giocate ci avrebbero sicuramente messo ancora in maggiore difficoltà. Abbiamo cercato di pungere quando abbiamo potuto, l'abbiamo fatto anche bene perché siamo partiti molto bene, giocando secondo me anche meglio di loro all'inizio, però ci è mancato quel pizzico di cattiveria da davanti per poter far male. Via via che la partita poi è andata avanti, anche per dei nostri errori loro hanno preso un po' di coraggio e nel secondo tempo magari queste andare a pungerli è stato più difficile, mentre nel primo tempo l'abbiamo fatto, nella seconda parte ho dovuto anche fare due cambi forzati, alla fine sono mancate anche un po' le forze, però la squadra non si è mai disunita e credo che il punto sia ampiamente meritato. Ho visto un pizzico di timore all'inizio dietro in difesa, però ho visto una difesa che ha finito con una tranquillità davvero quasi sbalorditiva. No, timore no, sinceramente timore no. Sono state due o tre occasioni in cui abbiamo perso delle palle, avevamo già riconquistato palle, invece di giocarla l'abbiamo tenuta, loro ci hanno aggredito, l'abbiamo ripersa, lì sono state un paio di situazioni pericolose, ma soprattutto perché siamo stati un po' leggeri, non ci siamo resi conto di quello che poteva accadere. Per il resto la difesa si è, ma non solo la difesa, tutta la squadra si è comportata molto bene, ha lasciato pochi spazi alle giocate del Verona, soprattutto nel secondo tempo hanno sempre messo questa palla in mezzo e noi siamo stati molto bravi a lavorare sui loro attaccanti. Ti sei arrabbiato però non poco con Ficagna nell'occasione del gol mangiato da Jorginho? Sì, ribadisco, quella situazione là non possiamo pensare, cioè noi ci dobbiamo salvare, quindi dobbiamo essere consapevoli che se prendiamo gol è perché gli altri fanno qualcosa su cui tu non puoi intervenire. Se invece regaliamo palle, regaliamo occasioni da gol agli avversari per i nostri errori, poi la partita si fanno in salita perché gli altri prendono coraggio, tu da una tranquillità in cui siamo entrati molto tranquilli, poi dopo la partita cambia perché appunto loro prendono coraggio, tu vai un po' in difficoltà e lì poi diventa tutto più difficile, quindi dobbiamo essere più bravi nella gestione e più attenti in certe situazioni. Aggiungiamo anche due cambi forzati. Sì, Maccarone si è fatto male all'inizio del secondo tempo, speriamo che non si sia stirato, Moro aveva un taglio sul malleolo e quindi già all'inizio del secondo tempo avevo fatto questi due cambi. Una nota positiva è rientrato Valdifiori, sarà sicuramente un giocatore molto importante per noi in questo finale. Si chiedeva sacrificio e secondo me la fotografia del sacrificio dell'Empoli alla gara di Levan ha preso una quantità incredibile di falli. Sì, sì, è vero, è entrato molto bene, Levan ha tenuto botta, ha preso palla, ha difeso, spesso la palla ha fatto salire la squadra, insomma ha lottato, quello che vogliamo da Levan, in questo momento qua poi dobbiamo fare questo tutti quanti, perché poi anche gli attaccanti, anche Ciccio oggi ha fatto molto, molto bene, si è sacrificato, è ripartito e credo che sono l'esempio di quello che dobbiamo fare per arrivare all'obiettivo. Un punto che forse farò poca classifica, però deve far tanto morale. No, fa anche classifica, non possiamo pensare noi noi ci salveremo per un punto, due, si decide su un punto, insomma, la salvezza o meno di una squadra, quindi un punto preso qua è fondamentale. Poi è normale che non basta perché dobbiamo dare continuità vincendo delle gare che saranno gli scontri diretti, però intanto prendiamoci questo punto che fa morale ma anche classifica.
Senti, tu dalla panchina vedi chiaramente la gara con occhi molto più clinici dei nostri. Noi abbiamo vissuto l'ultimo quarto d'ora con il cuore veramente in gola, che stava uscendo dalla bocca. Tu hai avuto la sensazione che il Verona potesse farcela segnare, o eri più magari tranquillo rispetto a noi? No, io vedevo che eravamo tranquilli, però noi a volte, come discorso di prima, ci complichiamo la vita da soli, da situazioni favorevoli rischiamo di prendere dei contropiedi in cui ci mettiamo in difficoltà da soli. Va bene attaccare, crederci e farlo nella maniera giusta, ma bisogna stare attenti anche a non concedere spazi agli avversari. Quando eravamo messi bene non c'era la sensazione che il Verona potesse segnare, avevo più timore quando ripartivano, questo sì, perché poi loro non rientravano quasi più e noi invece ci lasciavano campo, però non arrivavamo mai a concludere, quindi è stata questa un po' la chiave finale della partita, anche se poi alla fine l'unica vera occasione è stata quella, mi sembra, di Dille Pillet, che sul colpo di testa. Possiamo fare un plauso anche all'arbitro, che non è mai caduto nei tranelli dei calciatori gialloblu? Sì, oggi l'arbitro è stato bravo, non era facile perché quando ci sono anche 15.000 spettatori che spingono, che urlano, l'abbiamo visto a Nocera che la situazione è stata diversa. Come è stato tornare al Bentegodi? Ma un'emozione particolare, ho detto ai colleghi di Verona che insomma, io ho passato 3 anni meravigliosi qua e per un uomo, per una persona, anche quando poi finisci di giocare a pallone sono dei momenti in cui ti fa piacere vedere che la gente ti ha apprezzato. Nemmeno il tempo di godersela, martedì c'è una sorta di finale di Coppa? Sì. Abbiamo il primo di 4 di 6 spareggi, di sicuro 4 sono le finali, 6 sono gli spareggi, perché credo che questo punto ci serva veramente per arrivare a martedì con una grande carica. Non basta, perché è normale, oltre che alla carica poi dobbiamo fare delle vittorie, e è normale che dobbiamo partire da martedì cercando di affrontare bene la partita e vincere. Con Mirko Valdefiori, e Mirko, io devo iniziare per forza di cose dal momento in cui sei tornato in campo. 3 mesi dopo immagino una felicità immensa. Beh, sicuramente una felicità immensa, soprattutto perché è anche venuto il risultato e sono riuscito ad aiutare i miei compagni. Sì, a livello personale sono stati mesi difficili in cui non ho mai mollato perché arrivasse questo giorno e niente, mi sono curato sempre bene, ho lavorato in queste settimane per essere pronto il prima possibile. Oggi ho riassaporato il calcio vero, il calcio in uno stadio come Verona e niente, sono contento di poter dare una mano ai miei compagni e da martedì sono ancora a disposizione del mister, sperando sempre di trovare la condizione migliore ogni giorno che passa. Diciamo, Mirko, che nel male è stata un bene, insomma, la gestione, come è stato gestito il tuo infortunio, alla lunga insomma ha pagato così e potrai essere ad arma forte all'Empoli in queste battaglie finali. Sì, sicuramente è stato un calvario lungo, un calvario che sono avuti molti alti e bassi, però siamo riusciti a trovare questa fine del tunnel con delle cure che ho fatto a Roma speciali, grazie anche al dottore, grazie ai professori che mi hanno seguito, i massaggiatori. Sono riuscito a rientrare per questo rush finale e sono contento, perché soffrire da fuori è bruttissimo, vedere i compagni magari che vuoi sempre dargli una mano ma non puoi, adesso però sono a disposizione per potergli dargli una mano e sono contento. Parliamo del match, un match difficilissimo, non ci dava quasi nessuno una lira, invece bravi a tenere botta, bravi a non mollare mai e bravi anche a cercare qualche piccolo spazio in avanti, anche se magari grosse occasioni del gol non ne abbiamo avute. No, quello no, però hai detto bene, abbiamo fatto una gara di cuore, una gara in cui siamo stati tutti compatti, abbiamo giustamente rischiato in 2 o 3 occasioni, però ci sta, nell'arco di 90 minuti non potevamo pensare di venire a Verona e non trovare una squadra in forma, perché venivano da 12 vittorie consecutive, una squadra che c'è tanto entusiasmo, che stanno per riassaporare la Serie A, però l'Empoli ci ha messo il cuore, ci ha messo la determinazione giusta, ci siamo aiutati anche a livello difensivo dai centrocampisti, gli attaccanti, si sono sacrificati tutti e non a caso abbiamo portato a casa un punto prezioso che adesso bisognerà valorizzare martedì col Gubbio. Anche perché, Mirko, se qualcuno magari guarda i numeri del match potrebbe anche pensare che l'Empoli ha giocato solo in difesa, invece non è stato così, grossi catenacci non sono stati fatti, si è giocato colpo su colpo. No, è vero, non grossi catenacci no, abbiamo avuto anche qualche occasione nel primo tempo in qualche rimpallo, anche qualche palla che è rimasta in mezzo all'area che purtroppo per una frazione di secondo non ci siamo arrivati, poi anche il secondo tempo in 2 o 3 ripartenze potevamo fargli male, non siamo stati lì solo a prendere gli schiaffi e questo deve essere lo spirito che deve avere l'Empoli, prima pensare a difendersi, a non prendere gol, ad aiutarsi, poi dopo davanti abbiamo giocatori di qualità che possono far gol da un momento all'altro.
sei entrato negli ultimi 20 minuti, i più difficili del match, quelli che io ho vissuto in apnea praticamente. Sì, sì, beh, sì, sicuramente è stato un secondo tempo in cui loro hanno spinto molto perché volevano riscattare la sconfitta di Nocera, però ha trovato davanti un Empoli, il Verona, che anche voleva portare a casa punti perché venivano da queste due sconfitte, secondo me anche immeritate, però purtroppo sono avvenute. E niente, questa è la strada giusta per raggiungere la salvezza e dobbiamo giocare con questa cattiveria da martedì fino al 28 maggio. Immagino che per martedì forse ancora non ci sia la benzina giusta, però presto ti vedremo anche titolare. Sì, adesso io la benzina 90 minuti adesso non le ho nelle gambe, come giusto che sia, 4 mesi sono fuori, però piano piano, facendo scampoli di partita, passano i giorni, riesco a allenarmi sempre di più e spero di raggiungere il prima possibile i 90 minuti nelle gambe. Uno dei protagonisti di questo match è sicuramente Renato Rossena, che grazie a 2-3 interventi, oltre anche ad un paio di sbagli clamorosi da parte del Verona, è riuscito a tenere questo 0-0 importantissimo qua al Bentegodi. Sì, un 0-0 importante, un buon punto conquistato con sofferenza, quindi vale doppio, fuori casa poi col Verona, una squadra che veniva da 13 vittorie consecutive in casa, quindi importante, siamo contenti, ora guardiamo martedì sera col Gubbio. Un messaggio, Renato, per noi, per la nostra convinzione, per la nostra autoconvinzione, ma anche per gli avversari, perché l'Empoli c'è. Sì, sì, ci siamo, l'ha dimostrato la partita, e abbiamo sofferto, abbiamo lottato. È stata dura perché comunque loro sono una squadra seconda in classifica e se lo sono c'è un motivo, l'hanno dimostrato, però abbiamo fatto capire che ci siamo e la lotta a salvezza è lì, fino in fondo ce la giochiamo. So che tu non ami molto esaltare le tue prestazioni, però insomma l'Empoli c'è, ma anche Renato Rossena, cioè stasera l'hai fatto vedere. Io cerco di fare il meglio possibile e di conseguenza va a vantaggio della squadra, cerco di allenarmi per farvi trovare pronto e cerchiamo di continuare a farlo il più possibile. Ho visto una difesa sicuramente un po' intimorita, anche perché insomma lo sparacchio dell'avversario e anche insomma i tanti piccoli, no, problemi psicologici ormai si va raccontando da diverso tempo, però dietro, al di là della tua prestazione, bene bene. Sì, no, abbiamo fatto una buona partita, ma è anche normale, non possiamo aspettarci di giocare con una tranquillità da prima in classifica, siamo lì, siamo quintultimi, quindi c'è paura perché è una posizione critica, però abbiamo la convinzione di poterne venire fuori e facendo prestazioni come quella di stasera possiamo farcela. Senti, l'ultimo quarto d'ora io l'ho vissuto con il cuore in gola, tu? Anch'io, eravamo in due, una grossa sofferenza, però ancora meglio perché la gioia diventa doppia alla fine. Senti, mister Aglietti che vi ha detto a fine gara? Ma non abbiamo ancora parlato perché a caldo così è sempre meglio rimanere in silenzio, però ci crediamo tutti e quello che conta è quello. Ce la prendiamo, ce la godiamo per pochissimo tempo perché martedì c'è una finale di Champions. Domani pomeriggio si riparte, Gubbio e niente più. Bene, come che quella partita potrebbe essere un crocevia importantissimo. È un crocevia, non è l'ultima, se si vince non siamo salvi, se perdiamo non siamo retrocessi, però è un crocevia importante.